Buongiorno a tutti, come ogni bravo cuoco ho provato a mettere in pratica le mie ricette e ho creato questo alfabetiere del sorriso. Mi sono divertita a trovare un sacco di curiosità e ad associarle a una lettera dell'alfabeto. Questo è il risultato. A come animali. Gli unici animali che hanno reazioni simili al riso sono alcune grandi scimmie antropomorfe e i ratti. Victor Hugo infatti ci avvertiva: il cane sorride con la coda. Infatti gli altri animali possono sembrarci sorridenti, ma in realtà stanno facendo dei gesti di sottomissione oppure semplici smorfie che non esprimono necessariamente gioia o simpatia nei nostri confronti, ma anzi sono segnali di difesa, sbadigli o semplicemente la forma del muso che ci troviamo di fronte. Questo che ci sta mostrando allegramente i suoi dentoni è un'alpaca, mammifero ungulato della famiglia dei camelidi, domestico, originario del Perù, della Bolivia e del canale YouTube Breaking Italy. B come bambini. Non si può scrivere un alfabetiere del sorriso senza inserire i sorrisi più belli e quindi ecco a voi una carrellata di sorrisi di bambini. C come Charlie Chaplin. Un giorno senza ridere è un giorno perso. Questa frase fu detta proprio da Charlie Chaplin, attore, sceneggiatore, produttore e regista che ha dato vita all'immortale Charlot. Chaplin è famoso perché grazie alla grande espressività del suo volto bucava lo schermo, tanto da non far sentire la mancanza del sonoro. La sua infanzia fu tutt'altro che allegra, perché segnata dalla povertà e dal continuo passaggio tra collegi e orfanotrofi. Approdò al cinema nel 1914 e divenne famoso per il suo personaggio dalle scarpe enormi, pantaloni larghi, giacchetta lisa e bombetta calcata in testa, oltre all'immancabile bastone di bambù. Come Charlot, fu protagonista di moltissimi cortometraggi a cui non mancava mai il lato comico, ma nemmeno quello drammatico. Il personaggio di Charlot fu abbandonato con l'avvento del sonoro perché uno Charlot parlante non avrebbe funzionato. Tra le altre cose, Chaplin ha scritto una canzone di cui vi parlerò tra qualche lettera. D come denti. Sono la parte più dura del corpo umano. Lo smalto dei denti, la sostanza che ricopre la parte esposta, è formato al 96% da composti di calcio e solo per il restante 4% da fibre organiche e acqua. I denti hanno una loro santa protettrice, Santa Apollonia, che fu punita con l'estrazione dei denti per mezzo di una tenaglia arroventata. Papa Pio VI, volendo raccogliere le sue reliquie, fece arrivare da tutta Italia i presunti denti di Santa Apollonia, ma si vede che anche nel XVIII secolo esistevano le fake news, perché al Papa arrivarono ben 3 kg di presunti denti, un po' troppi, tanto che lo scrigno che li conteneva fu poi buttato nel Tevere. E come elettricità. Il sorriso è elettricità e la vita è una batteria. Ogni volta che sorridi, la batteria si carica e viene attivata una vita meravigliosa. Quindi, continua a sorridere. Ho cercato a lungo a chi attribuire questa citazione, ma come vedete, il web riporta tante, troppe attribuzioni e quindi boh. Alla lettera E aggiungerei: evitate di fidarvi di internet. Se non sapete chi ha detto cosa, sorridete e fate finta di niente, che non sbagliate mai. In compenso ho trovato un'altra citazione. Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce. F come fregature. Se un uomo sorride sempre, diceva George Carlin, probabilmente vende qualcosa che non funziona. Eh sì, i sorrisi possono essere falsi, finti, e quindi nascondere una frode. Come smascherarli? Contando le rughe. Quando un sorriso è spontaneo, genuino, si contraggono più muscoli facciali rispetto a quando lo si finge. Le facce più rugose, quindi, sono quelle più autenticamente felici. Facile, no? G come guerra. In un alfabetiere del sorriso alla G ci si sarebbe aspettati gioia, ovviamente, e invece no, vi voglio stupire con questa citazione di Winston Churchill che diceva: la guerra è un gioco che si gioca sorridendo. Se non sai sorridere, sogghigna. Se non sai sogghignare, levati di mezzo finché puoi. H come Victor Hugo.
Proseguiamo con le citazioni. E il romanziere francese ce ne ha lasciate davvero parecchie. Due sorrisi che si avvicinano finiscono col diventare un bacio. Oppure, mia cara, sei allo stesso tempo la donna di cui bacio la bocca, la regina di cui adoro i piedi, l'angelo di cui contemplo le ali. Mia amata, il tuo bel sorriso per gli altri uomini è solo un sorriso, per me è bagliore. Ci ha detto poi, c'è un consenso nel sorriso, mentre le risate sono spesso un rifiuto. I come indovinello, ne ho preparato uno per voi a base di sorrisi, ed è questo. Ha i denti ma non sorride. Che cos'è? Vi lascio questo filmato con un piccolo indizio per pensarci per i prossimi 15 secondi. Avete indovinato? La risposta era il prato. Il prato, come quelli che avete visto, è pieno di denti di leone, un nome, uno dei tanti nomi attribuiti al tarassaco, che è conosciuto anche come dente di cane, o pisciacane, piscialletto, grugno di porco, erba del porco, ingrassa porci, insalata di porci. Fortunatamente ha anche dei nomignoli un po' più carini come girasole dei prati. L come labbra. Tutti sanno che per identificare una persona si usano le impronte digitali, perché non ci sono due esseri umani che possano vantare gli stessi identici segni sui polpastrelli. Ma attenzione criminali in ascolto, anche il vostro sorriso potrebbe essere usato contro di voi in tribunale. Ebbene sì, le impronte labiali, come quelle digitali, sono uniche in ciascun essere umano, tanto che potrebbero essere utilizzate per l'identificazione personale in uno scenario forense. Sarà per questo che i banditi nei film mettono sempre un fazzoletto davanti alla bocca? M come musica maestro. Esistono tante canzoni dedicate al sorriso, in particolare ce n'è una che si intitola proprio Smile e, indovinate un po', fa parte della colonna sonora di un film del già citato Charlie Chaplin. L'ha composta lui stesso per il suo Tempi moderni. Inizialmente era solo strumentale, ma poi ne è stato scritto anche il testo, che nel corso degli anni è stato interpretato da mostri sacri dello show business americano, tra cui Dean Martin, Martin Taylor e una lunga serie di Michael che come cognome fanno o facevano Jackson, Bolton e Bublé. N come non. Non preoccupatevi se dovete mettere l'apparecchio o se uno dei vostri denti dovrà essere tolto per sostituirlo con uno finto. E nemmeno se avrete bisogno della dentiera. Oggi le protesi dentarie sono una vera comodità. Sicuramente vi andrà meglio che a George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo sorriso perse il primo dente quando lui aveva solo 24 anni. Nel 1789 gli era rimasto solo un dente in tutta la bocca. Quindi iniziò a indossare una serie di protesi in avorio e denti umani, probabilmente appartenuti a degli schiavi. È noto che fu costretto anche a sostituire la sua dentatura originale con denti di mucca e ossa di ippopotamo. O come outfit. Niente di ciò che indossi è più importante del tuo sorriso, ha dichiarato Connie Stevens, attrice e cantante statunitense. E sempre a proposito di outfit, la scrittrice britannica Mary Ann Evans, nota come George Eliot, perché nell'Ottocento molte autrici erano costrette a celarsi dietro pseudonimi maschili, ci ha lasciato questa perla di saggezza. Indossa un sorriso e avrai degli amici, indossa un cipiglio e avrai le rughe. P come pace. La pace inizia con un sorriso, diceva Madre Teresa di Calcutta. E quindi cosa c'è di meglio per la lettera P che qualche foto con i volti sorridenti di alcuni personaggi che, come Madre Teresa, hanno vinto il Nobel per la pace? A voi lascio il piacere di scoprire la loro storia e di dirmi chi tra loro avrebbe meritato il Nobel ma non l'ha mai vinto. Q come quadro. In un alfabetiere del sorriso non poteva mancare il ghigno più enigmatico del mondo, quello della Gioconda, dipinta da Leonardo da Vinci ed esposta al Louvre. Ma il sorriso più prezioso del mondo non è quello della misteriosa Mona Lisa. No, deve essere stato quello del matematico, fisico, filosofo, astronomo e teologo Isaac Newton.
Pensate che un suo dente è stato venduto a Londra nel 1816 per 3.633 dollari, che al cambio attuale fanno più o meno 36.000 euro. Non lamentatevi tanto davanti al prossimo preventivo del dentista, o almeno pensate che poteva andarvi molto peggio. R come rossetto. Chi non ha mai valorizzato il suo sorriso ricorrendo a questo cosmetico? In pochi devono essere riusciti a resistere alla tentazione, se teniamo conto che il primo è stato trovato nella tomba della regina sumera Puabi, che risale al 2500 avanti Cristo. Nella sua tomba è stata ritrovata una scatoletta d'oro con all'interno una crema a base di polvere rossa, oli ed essenze di rosa. E non fate finta di niente, maschietti! Tra gli estimatori del rossetto possiamo annoverare il già citato presidente degli Stati Uniti George Washington, ma non era certo l'unico. Gli uomini si sono dipinti le labbra per secoli anche in Europa. Basta osservare molti ritratti giunti fino a noi per accorgersene. Pare che l'usanza sia stata abbandonata durante la Rivoluzione francese, quando chi portava il rossetto era visto come un simpatizzante dell'odiata aristocrazia. Per conservare le labbra, insieme al resto della testa, fu necessario abbandonare il make-up. S come squalo. Anche qui non servono commenti. T come toccasana. Pare che sorridere, e ancora meglio ridere, abbia molti effetti benefici sulla salute. Abbassa il colesterolo, libera le vie respiratorie superiori, riduce lo stress, depura il nostro corpo facendogli espellere più anidride carbonica e combatte perfino la stitichezza, perché provoca una ginnastica addominale che rimesta in profondità l'apparato digerente. Pensate che è stato inventato uno yoga della risata che aiuta ad aumentare le riserve di ossigeno nel corpo e nel cervello, facendoci sentire più energici e in salute. Inoltre è stato scoperto che in media le donne sorridono 62 volte al giorno, gli uomini solo 8. Sarà per questo che siamo in media più longeve? Nel dubbio, cari maschi, sorridete più spesso e diventerete dei veri Matusalemme. U come usanze. In alcune parti del mondo, come l'America, il Canada, l'Australia, sorridere è molto più comune che in paesi meno emotivamente espressivi, come il Giappone, per esempio. Sembra che la differenza dipenda dalle diverse culture di questi paesi, piuttosto che dal loro livello di benessere. Negli Stati Uniti, il sorriso è considerato uno strumento per facilitare le relazioni, quindi è considerato importante salutare le persone con un sorriso, anche se non le si conosce. Insomma, nella cultura americana è apprezzato saper mostrare i propri sentimenti. Nella cultura giapponese, al contrario, si evita di manifestare in modo evidente le proprie emozioni, per valorizzare l'umiltà. Soprattutto si tende a sorridere più con gli occhi che con la bocca. Alcuni giapponesi hanno riferito di trovare le tipiche espressioni facciali americane un po' strane, con quelle bocche leggermente aperte e gli angoli un po' troppo sollevati. I giapponesi infatti tendono a focalizzare l'attenzione sugli occhi piuttosto che sulla bocca quando esprimono emozioni o le leggono negli altri, perché secondo loro gli occhi mentono meno rispetto alla bocca. Una prova? Queste emoticon giapponesi che esprimono un sorriso. Come vedete, gli occhi sono ben rappresentati, mentre la bocca, nella maggior parte dei casi, non c'è o è solo un trattino piatto. V come vampiro. E se si parla di sorrisi, come non citare quelli più spaventosi della storia della letteratura, ma anche del cinema? I vampiri, con i loro lunghi canini, la sete di sangue e la bizzarra abitudine di trasformarsi in pipistrelli, ci suscitano più sudori freddi che sorrisi. Ma se il sorriso da vampiro appartenesse a un personaggio tenero e indifeso come Bambi? È il caso del Mosco Siberianum, un piccolo cervo diffuso nelle foreste di montagna dell'Asia nord-orientale. Il suo aspetto è tenero e coccoloso, ma i canini sono decisamente draculeschi. E infine Z come zirconio. E vi aspettavate le zanne, no? Z come zirconio. È un materiale con cui si costruiscono oggi le protesi dentali. È estremamente biocompatibile, solido e quindi garantisce una durata nel tempo e soprattutto il suo aspetto traslucido lo rende molto simile all'aspetto dei denti naturali, perché anche l'estetica vuole la sua parte.
Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando sul tasto rosso iscriviti in basso a destra. Per essere sicuri di non perdere i prossimi video, potete cliccare sulla campanellina lì accanto per essere avvisati immediatamente ogni volta che inserirò dei nuovi contenuti. Se siete curiosi di sfogliare i libri che vi ho mostrato, vi invito a fare un giro in biblioteca o, ancora meglio, in una bella libreria. Se volete acquistarli o se volete uno dei miei libri, li trovate in tutti gli store online, ma io vi invito a cercarli nelle librerie della vostra zona. È un'esperienza molto più ricca e interessante. Vi lascio inoltre in descrizione un piccolo elenco di librerie che fanno spedizioni in tutta Italia e che potranno farvi arrivare i libri che desiderate direttamente a casa. Buona scrittura e buone letture!